ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per portarvi una collaborazione, appunto, e vedere che cosa mi è stato mandato da un'azienda molto particolare che invia delle scatole misteriose ai propri clienti. Si tratta per l'appunto della Vegan Tuck Box che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, come vedete è bella grande. Come appunto vi dicevo nell'ultimo video legato all'assaggiamo, mi sto trasferendo a vivere nella casa che contiene anche questo studio e volevo cominciare a mangiare un pochino meglio perché rispetto a quando sono tornata dall'Australia un annetto fa ho messo su 10 kg, quindi non è il caso di continuare così. Quindi volevo cominciare a mangiare cose più sane e per l'appunto provare qualche snack vegano per magari, perché magari così mi piace. Questa qui è l'Ultimate, la Vegan Ultimate Tuck Box, dovrebbe contenere 10-13 prodotti ed è quella più completa e anche quella più costosa perché se non ricordo male come c'è scritto sul sito sono 16 sterline e 50, quindi convertendo in euro sarebbero tra i 18 e i 19 più o meno. In ogni caso ci sono comunque varie opzioni, nel senso che non è l'unica box disponibile, potete andare comunque sul sito, dare un'occhiata, non serve farvi un abbonamento per più mesi, potete anche scegliere una sola scatola, quindi di ricevere soltanto la scatola di luglio, soltanto quella di settembre così, oppure dei singoli prodotti. Quindi molto utile. Se volete risparmiare, a me è stato assegnato un codice sconto che mi permette di risparmiare il 20% e ve lo lascio in descrizione. In più vi dico che per ogni scatola che viene comprata, 10 centesimi vanno a sostegno di una causa legata appunto al mondo vegano. Dovrebbe esserci comunque sul foglietto illustrativo che c'è dentro la scatola l'indicazione della causa scelta in questo mese. Quindi adesso andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa c'è all'interno. Qui con la scatola qui ho coperto l'indirizzo, ma comunque sia è fatta così. E andiamo ad aprirla. Ok, come vedete appunto c'è il foglietto illustrativo che copre il contenuto. E appunto con tutta la descrizione un pochino più dettagliata dei prodotti e dietro c'è una ricetta vegana per una cheesecake, quindi direi che magari posso anche provare a farla. Tanto tengo questo qui così so che cosa vi mostro. Qui c'è un voucher per appunto avere uno sconto. E andiamo ora a vedere esattamente che cosa c'è all'interno della scatola, cominciando da queste. E come vedete sono delle caramelle vegane. C'è scritto, vabbè, tutto in tedesco, ma gluten free, quindi senza glutine, eccetera. Faccio vedere anche il retro. C'è anche l'italiano. Caramelle vegane al latte di cocco biologico e burro di cacao extra morbide. Sul foglietto qui c'è scritto che arrivano da una ricetta tradizionale polacca, quindi le proverò nel caso vi faccio sapere come sono. Numero 2, andiamo con questi, che sono, vi faccio vedere bene il sacchettino. Allora, in italiano non c'è, ma non c'è l'indicazione in italiano, ma dovrebbero essere tipo i puff, quindi queste cosine qui fatte con i ceci chickpea. Quindi anche queste sono appunto snack, diciamo così, quindi per appunto magari qualche festa, non lo so. Comunque sia anche carino il packaging. Questo mi sembra molto interessante. Bruschetta, quindi saranno tipo crostini con la cipolla. Anche questo sia per vegetariani che ovviamente per vegani, ma era abbastanza scontato. E guardando appunto sul
sempre sul foglio. Vi consigliano che potete mangiarli ovviamente da soli come snack oppure con qualche salsa o sbriciolarli in insalate e zuppe. Quindi ottimi, anche perché è un bel sacchetto grande, quindi adesso non so quanto c'è, 150 grammi, quindi un bel sacchettone di crostini. Altra cosa, ok, questo è un mix, per un preparato per una salsa al formaggio, ovviamente vegano, per un litro di salsa. Questi sono sempre 150 grammi. Vediamo se ci sono le istruzioni. Sì, ok, vabbè, da semplicemente mescolare con latte vegetale, quindi 30 grammi di questo mix più 200 grammi di, in questo caso dicono latte di soia, ma insomma penso che possa andare bene con qualsiasi altro tipo di latte vegetale, quindi direi che sono molto curiosa di questo, di provare questa salsa vegana, quindi magari vi faccio vedere come me la cavo anche in fornelli. Altro snack, queste qui sono le patatine di pera sostanzialmente, quindi pera disidratata, non sono fritte, tengono a specificare. E vi faccio vedere anche il retro, appunto c'è l'indicazione, vabbè, ovviamente sono vegane, sono made in UK, quindi dalla Gran Bretagna. E adesso veniamo forse alle cose un pochino più sfiziose, presumo, cominciando da questa, la Treasure Bar, fatta con, vediamo un po', questa qui, quindi è una barretta al burro di arachidi e caramello. Questa mi sa che dovrò metterla in frigo, altrimenti si scioglie con il caldo. E appunto vedete, queste sono le indicazioni nutrizionali, non, appunto è vegana, nel senso che non è, il cioccolato non è fatto con il latte proveniente da animali, ma con latte vegetale. Questa è una cosa un pochino strana, sembra, adesso non saprei dirvi esattamente che cos'è, ma è fatto con il caramello, almeno al centro, da quanto capisco. Sarà tipo un dolcetto, insomma, o un biscotto, forse, non lo so, dei biscotti forse, non lo, con il caramello al centro forse, magari. Questo qui è, probabilmente lo proverò in un video, molto probabilmente ci farò un video dedicato per vedere appunto che cosa c'è dentro. Choco Bites, da cui bio, vegano, eccetera, quindi saranno del tipo bocconcini al cioccolato e cocco, ok, sì, e appunto palline al cocco ricoperte di cioccolato, barretta, cacao e mandorle. Vediamo un po', vabbè, niente zucchero raffinato, senza glutine, senza OGM, senza soia, eccetera. Queste qui penso che siano quelle appunto per tipo superfood, quindi proprio una botta di energia ti danno, quindi magari per un qualche allenamento di Quidditch, prima, da mangiare prima di un allenamento di Quidditch potrebbe essere l'ideale. Quindi anche questa mi sa che è meglio se la metto in frigo, in modo tale da evitare che si sciolga. Penultimo snack, anche questo è scritto praticamente tutto in tedesco, quindi vabbè, c'è anche l'inglese, anche questo è senza glutine, candy bar, quindi ovviamente qualcosa di dolce, e dovrebbe essere una barretta di riso con ricoperta di cioccolato, quindi una sorta di cereal X vegano forse, vedremo com'è. Ultimo snack, questo qui, ok, forse ho capito, è burro di mandorle e
squeeze pack, quindi presumo che sia da spremere in qualche maniera. Poi ci saranno delle istruzioni forse. Ok, io penso di avervi detto tutto. Ovviamente non vi farò vedere quando assaggio ogni singolo prodotto in video, tipo le bruschette o i crostini, come volete chiamarli, quello sicuramente no, tanto sono dei semplici crostini con la cipolla. Le barrette magari ci faccio un video unico insieme ad altre cose un po' cioccolatose, quindi insomma non è che vi intaserò di video li assaggiamo. In ogni caso è una cosa un pochino più interessante, ci sarà sicuramente qualcuno che assaggia snack vegani, ma se magari volete come me cambiare un pochino la vostra alimentazione e puntare su cose un pochino più sane, quindi magari su qualcosa di vegano, potrebbe essere interessante appunto una box del genere per essere introdotti in questo mondo. Io appunto, come vi ho detto, vi lascio il codice sconto in descrizione più anche il sito da cui potete ordinare usando appunto il codice. Io spero che il video l'abbiate trovato utile, nel caso lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se avete qualche commento, se volete suggerirmi qualche snack vegano, su qualche ricetta o se avete qualche particolare interesse in qualcuno degli snack che volete appunto farmi assaggiare per primo, potete lasciare un commento. In descrizione vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!